Radio GMG, Good Morning Genova, ancora dal Cef Festival Music for Peace. Siamo qua con i mitici Early Vibes. Yeah. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Senti, la gente come un sacco di fan, gente, esatto, dall'estremo levante genovese. Yeah. Esatto. Ragazzi, che dire? Benvenuti. Grazie. Sono grazie contenti di avervi qua ai nostri microfoni. So che avete un disco in mano, yes. Uno studio che sta lavorando tantissimo, progetti in piedi. Raccontateci un po'. Prego. Ci stiamo dando da fare, insomma, stiamo cercando di muoverci il più possibile verso la musica e quello che, insomma, bisogna imparare a fare per riuscire a essere più seri possibile. State diventando grandi, ma diciamo. Anche perché siamo pieni di mousse, no? Quindi siamo sempre lì. Ci no, proviamo. E insomma, quindi abbiamo optato per l'autoproduzione. Noi diciamo sempre che stiamo studiando, sì, che è una cosa che non finirà mai per tutti. Hai detto una parola importantissima, autoproduzione. Io so che per voi è una cosa molto importante, so da dove venite, so il vostro percorso, seguo i vostri lavori, quindi so che per voi l'autoproduzione è un fondamento importante per la band, per voi musicisti, per la ci abbiamo preso gusto, nel senso che appunto abbiamo tirato sullo studio, che da sala prove è diventato studio e che nel tempo ha e sta cominciando a lavorare sempre di più. E per avere poi sotto controllo, cioè sì sotto controllo, ma per riuscire a gestirci meglio noi la nostra crescita pian pianino, e appunto prima ridendo dicevo siamo pieni di mousse, ma i vari step anche per i video, per l'audio, no questa cosa non mi va bene, chiama quello, digli che tagliamo la testa al toro, ce la famo noi e tutto bene. Faccelo vedere bene per piacere, su, parlacene un po', com'è nato, che disco è? È fatto tutto in studio? Tutto in studio, sì. A sì. Cut Down Records, prodotto Cut Down Records Early Vibes, nasce, come abbiamo ripetuto più volte, nel periodo appunto pandemico, e siamo in piedi, perché noi ci eravamo fermati nel 2019 proprio per... Siamo contenti, felici di questo e comunque ci stiamo anche sbattendo per trovarli, insomma. E anche qui sta l'autoproduzione, no? Sì. Cioè gestire cresce, i propri tour, no? Le proprie dati, esatto, contatti. Contattare, sì, fare. Sì, siamo un po', come direbbe qualcuno, i ministeri abbiamo. Piano cresci, sono ufficio stampa, sai queste cose qua dove che puoi utilizzare, insomma... Beh, complimenti ragazzi, bello, il percorso è forse più duro, ma dà un sacco di soddisfazioni, anche si vive a promuovere in famiglia. Esatto, è anche divertente. Sì, poi, però, secondo me la promozione è proprio famiglia, perché bisogna essere d'accordo tutti per poterla fare. Sentite, un'ultima domanda, già che siamo al Music for Peace, che non è un posto a caso, ok? Il Cef Festival non è un concerto a caso, è un luogo che voi conoscete molto, è un rapporto che va avanti da anni, raccontateci un po' come è nato e cosa si prova a venire a suonare qui, qual è lo scopo? Per me tornare qua tutti gli anni è bellissimo, perché ho vissuto proprio delle emozioni anche a livello proprio mie personali. Col passare del tempo, crescendo, cioè ogni anno mi trovo qua e ho un bagaglio diverso di vita, di musica, quindi per me il Music for Peace è proprio un punto è un giro di boh, ogni anno trovarsi qua è veramente una cosa... È un passaggio quasi obbligato tra noi che... Sì, dopo 10 anni... Con il lavoro che fanno poi i ragazzi, nel senso, tutto quello che gira intorno al Cef Festival... Tanta roba, nel senso, poter partecipare, ecco. E poi, come diceva lui, diventa quasi anche te tappa obbligata, è un motivo ricorrente ogni anno. È un piacere e quasi anche un dovere, no? Sì. Fa proprio piacere e partecipare e mettere quello che... diciamo sul tavolo quello che facciamo noi, ecco. Che per voi è la vostra musica, esattamente. Ragazzi, grazie mille, grazie a voi per l'invito. Viva gli Early Vibes, ci vediamo sotto il palco. Io, a dopo, grazie.